Non è una questione politica questa, è una questione di territorio. Quest'area non dovrebbe essere usata per farci una cava estrattiva, quest'area dovrebbe essere usata per fare un parco, un'area protetta. No al progetto di una cava nel comune di Capolona, nello splendido paesaggio di Piave San Giovanni. Il comitato dei residenti, appena nato, passa dalle parole ai fatti, organizzando subito una manifestazione di protesta rivolta principalmente al comune, che in prima istanza ha dato parere favorevole al progetto. Mi indigna solo il fatto che si presenti una proposta del genere. Siccome ho anche una formazione tecnica, posso iniziare subito dicendo che la delibera del comune di Capolona è già viziata in partenza. Parla di zona antropizzata, mi si dica se questa, cioè, per antropizzazione basta andare in un'enciclopedia, si vede che è il territorio squalificato, degradato dall'intervento dell'uomo. Mi si dica se questo è un territorio degradato dall'intervento dell'uomo. È un territorio che, fra l'altro, ha una sua ovviamente origine archeologica, storica. Ci sono. Io rimango veramente esterrefatto da questo, tanto più che non è un problema neanche nuovo, perché nel 2002 il problema si era proposto, fu respinto anche allora con documenti dalla provincia Arezzo. La provincia Arezzo mette un vincolo che è intoccabile e stranamente il Comune Capolona non lo recepisce, quindi c'è anche un qualcosa che non, di poco convincente tutto all'interno di questo, perché poi i miliardi o i soldi che promettono oggi valgono la distruzione di una storia, valgono la distruzione di un ambiente, valgono la distruzione di un futuro? Questi sono gli interrogativi maggiori. Il comune di Capolona, come ci aveva spiegato il sindaco Mario Francesconi, non ha ancora preso una decisione in merito, anzi, dopo che si esprimerà la regione toscana, la palla tornerà indietro e l'ultima parola spetterà proprio al comune. Questo però non sembra tranquillizzare i cittadini. Ci sono attività imprenditoriali di vario genere su questo territorio che insiste, e grazie a questo territorio riescono ad avere una qualità della vita eccellente. La viabilità ad oggi nel nostro territorio, tra Castigliufi, Bocchi, Arezzo, Monteburiano, Castelluccio, Piave San Giovanni, tutte le frazioni che stanno, è massacrata in questo periodo. È un non senso pensare di fare oltretutto una cava con una viabilità devastata, con un ponte buriano da mantenere, preservare e tutelare. Non ci stiamo a queste logiche, non ci interessa un progresso proposto a questi termini, il costo è troppo alto. L'amministrazione comunale di Capolona pensi a fare progetti e non a vendere il proprio territorio.